Cari amici, sto studiando da numerosi giorni le frequenze fisiologiche, cerebrali e neurali attraverso un elettroencefalografo digitale e analogico, e sto vedendo gli effetti collaterali relativi alle armi ad energie dirette satellitari che sparano dal satellite spia che sta a nord all'interno del nostro cervello, con un puntatore ad onde convogliate che punta con pressioni elevatissime i nostri centri nervosi primari e il nostro punto centrale del cervello, che è l'ipotalamo, il quale queste frequenze creano una sorta di destabilizzazione fisiologica, immettendo patologie simulate ad attacchi ad armi a frequenze ad onde alfa all'interno dei centri nervosi. Vi sto mostrando un video di un bambino che viene attaccato attraverso un'arma di energia diretta dal satellite e che vengono sparate nel cervello delle frequenze che fanno muovere tutti i parametri cerebrali, e il bambino ha come una sorta di convulsione, come una sorta di attacco epilettico forzato, ma in realtà sono delle frequenze in alternata che sparate attraverso il sistema satellitare nei centri nervosi degli occhi, nei centri nervosi dei condotti uditivi, nei nervi ottici, nel midollo spinale e nel cervelletto, crea praticamente delle gravi patologie che porta il bambino a un attacco di movimento simultaneo diretto nei centri nervosi, che crea una sorta di paresi della parte del lobo frontale con un sistema di perdita di memoria temporanea, e poi immettono delle frequenze che devono far dimenticare il trauma fisico e psicologico simulato attraverso l'arma d'energia diretta sparata dal sistema nei centri nervosi del nostro cervello. Sul primo video avete visto come il bambino veniva attaccato, e adesso vedete un attacco durante la notte, mentre il bambino sta slegato nel letto. Vedete come l'elettroencefalografo riprende perfettamente le frequenze che vengono sparate sul nostro corpo, nel nostro cervello, nei nostri centri nervosi, nel midollo osseo, nei nostri occhi, nei condotti uditivi, e solo con l'elettroencefalografo si può vedere l'attacco ad arma ad energia diretta satellitare che spara sui nostri centri nervosi. Tante persone dicono: ah, ma che cosa lo compriamo a fare questo elettroencefalografo? Ma che cosa serve? A noi basta fare delle semplici analisi. L'arma ad energia diretta satellitare spara e punta i centri nervosi del nostro corpo per vedere l'attacco, per vedere se ci parlano all'interno del cervello, per vedere se durante la notte veniamo risvegliati dall'ora REM o dal sonno profondo. Lo possiamo vedere solo registrando in tempo reale tutte le frequenze attraverso la mappatura dei parametri cerebrali, ma si può fare solo ed esclusivamente con un elettroencefalografo. Non c'è altro modo per registrare le onde cerebrali, perché la gamma di frequenza che intacca e che viene manipolata sia attraverso le frequenze health, sia attraverso le frequenze hertz che vengono riamplificate attraverso la corrente alternata sul nostro corpo, o alle frequenze wireless, o alle frequenze dei digitali, o alle frequenze dei cellulari, possono essere, oltre analizzate attraverso apparecchiature che rilevano campi elettromagnetici e tanto altro, ma anche con un elettroencefalografo che può essere utilizzato sia come registrazione diretta
sia attraverso una telecamera che sia attraverso le frequenze. Un saluto, amici.